chiamo Monica e lei si chiama Nora. E niente, io faccio parte di questa associazione da circa 2 anni, quindi in teoria sono un po' una giovane, tra virgolette. E niente, queste 2 giornate siamo, diciamo, le abbiamo improntate sul lavoro delle emozioni, oggi in particolare proprio il laboratorio delle emozioni dal punto di vista dei bambini, è l'esercizio che stiamo facendo adesso, e anche del cane, quindi impareremo anche a leggere sul cane le nostre stesse emozioni, e quindi porteremo l'attenzione del bambino sul fatto che il cane, non potendo parlare, comunica comunque attraverso altri canali. Allora, ad esempio, il cane triste solitamente ha le orecchie abbassate, ha la parte, diciamo, degli occhi, anche quella abbassata, è un cane che spesso è o ha il corpo a terra e quindi tende a comunque a cadere, in caduta, no? Ha la coda bassa che non si muove, mentre un cane, ad esempio, irritato o in allarme, in attenzione, ha comunque le orecchie sollevate e indietro, lo sguardo molto, cioè l'occhio dilatato, attento, il corpo è sicuramente in tensione, e quindi sono tutte la coda spesso è a mezza, diciamo, altezza, è ferma, e perché comunque i suoi muscoli sono anche pronti, ad esempio quando deve, è in attenzione perché deve capire che cosa accade attorno a lui, e tutti i suoi muscoli sono pronti, perché comunque se lui si trovasse in una situazione di pericolo deve essere pronto per saltare, per scappare, per salvarsi, o comunque per mettersi in una situazione, diciamo, di tutela, però comunque bisogna imparare a decifrare bene questi atteggiamenti. Anche il cane ha bisogno di muoversi, e a volte il fatto di poterlo fare divertendosi è una cosa importante, perché poi il cane, quando capisce che questa attività la può fare divertendosi, ha un input positivo. E questo vale anche per il padrone, e non è male.